Bentrovati cari amici di Robe da Fedagri, una nuova puntata, vi diamo il benvenuto, siamo qui a Peveragno, strada Benette, e alle nostre spalle ecco spicca la scritta Latterie Alpine. Ne avevamo già parlato quasi un anno e mezzo fa, la nascita di questa nuova start-up, un colosso per il Piemonte, una speranza importante per la filiera del latte, Lattiero Casearia, che già noi conosciamo grazie a Piemonte Latte, una massima espressione proprio del mondo del latte all'interno di Confcooperative Piemonte, del mondo di Fedagri, che grazie all'unione con il gruppo Inalpi ha dato vita a questa struttura che non è soltanto un contenitore ma è anzitutto un nuovo progetto. Quale, Roberto? Hai detto bene Renata, questo è un progetto nuovo e direi anche innovativo. Piemonte Latte, che è una realtà cooperativa presente su tutto il territorio piemontese, ha avviato questo progetto, questa costituzione di società con l'Inalpi S.p.A. con lo scopo di produrre dei formaggi di qualità. Il sito di Peveragno è stata proprio l'occasione in cui questa nuova azienda Latterie Alpine ha potuto realizzare un po' questo progetto e ha potuto iniziare la produzione a livello di prodotti DOP e a livello di basi per i formaggi fusi che l'industria Inalpi utilizza oramai da anni. Ecco, proprio il nome Latterie Alpine ci fa venire in mente quanto sia centrale il tema del latte 100% piemontese che arriva proprio dagli alpeggi locali, diciamo così. Stiamo parlando di Piemonte Latte, che in Piemonte rappresenta il massimo produttore e conferitore del latte legato alle DOP, quindi ai formaggi DOP piemontesi, ma che raccoglie e mette insieme oltre 250 aziende del territorio. Stiamo parlando di piccole aziende che diversamente difficilmente riuscirebbero a sopravvivere. Quindi questo traduce anche una grande prospettiva sul mercato, mantenendo poi che cosa in vigore? La tradizione locale, la tradizione anche nella filiera dei formaggi e nelle ricette. Io credo che questo sia uno degli elementi più importanti di questo progetto. Latterie Alpine ha dato la possibilità per tutti questi piccoli produttori, soprattutto piccoli produttori di queste vallate cuneesi, di continuare la loro produzione fornendo il latte che è normalmente certificato DOP per i nostri prodotti, che sono il fiore all'occhiello della produzione lattiero-casearia piemontese, e permettendo anche di avere, se vogliamo, i primi riscontri, i primi successi legati alla qualità di questi prodotti. Esatto, e uno è proprio dietro casa, stiamo parlando della Fiera del Marrone di Cuneo, che si è conclusa con un grandissimo successo giorni fa, dove al Festival del Formaggio c'è stato un riconoscimento importante per questa nuova azienda del territorio che già inizia a far parlare molto bene di sé. Quale? Lo dico veramente con soddisfazione, è naturalmente soltanto un punto di partenza, però domenica, nell'ambito di questo importante concorso che l'ONAF ha realizzato in quel di Cuneo, il bratenero di Latterie Alpine ha ricevuto un premio importante. Noi vediamo questo come la conferma che questo nuovo percorso, che è iniziato 16 mesi fa, sta mettendo insieme la qualità del prodotto del latte, sta mettendo insieme la capacità dei nostri dipendenti di Latterie Alpine a lavorare in un certo modo, rispettando quello che è la produzione artigianale, che è l'essenza dei prodotti che noi vogliamo continuare a fare. E visto che proprio con Roberto Morello a Robe da Fedagri News nell'ultima puntata parlavamo dell'importanza, della centralità delle filiere nella politica, nella progettazione di Fedagri, ma in realtà di tutta la comunità europea, andiamo a concentrarci e vi raccontiamo quella del latte all'interno di questo stabilimento, e quindi ci spostiamo in compagnia del direttore Roberto Arru. Qui siamo nell'area dove vengono le cisterne del latte che hanno fatto la raccolta del latte in campagna e vengono a scaricare il latte che poi sarà lavorato nello stabilimento. Qui abbiamo tutte le fasi che portano il latte a diventare formaggio e a diventare formaggio stagionato e a diventare formaggio stagionato per la realtà delle DOP. Quindi prevalentemente si punta sul discorso delle DOP perché questa è una start-up
ma nello stesso tempo raccogliere l'eredità della tradizione piemontese, perché si punta in maniera forte su questo principio della territorialità, della tradizione, della nostra storia. Siamo in una posizione fra l'altro anche incantevole, perché siamo ai piedi della Bisalta e quindi siamo in una zona montana. E parlando di tradizione, siamo incantati nel vedere dalle immagini questa lavorazione con le tele, che proprio si faceva una volta e che avete perpetuato, benché ci si impieghi molto più tempo, renda molto più manuale, artigianale il lavoro. Sicuramente, noi usiamo le tele o rairole, come si dice in dialetto piemontese, perché donano, a parte le caratteristiche del prodotto, anche proprio la tessitura sulla crosta particolare, che è molto apprezzata dagli intenditori di formaggio. E poi da lì in avanti è tutta una lavorazione proprio dove c'è tantissima manualità. Come vedrete dentro, nella fase anche della stagionatura, non è che il formaggio viene messo nelle celle e è lasciato lì abbandonato a se stesso. Tutti i formaggi vengono amorevolmente curati, rivoltati 2-3 volte alla settimana, vengono spazzolati, vengono per il braduro, vengono oliati, e quindi c'è proprio un percorso, direi, dove l'uomo è molto importante. Esatto, l'uomo è protagonista, esattamente come in ogni progetto della cooperazione. Qui non parlate con i formaggi, ma quasi, insomma, potremmo dire. In realtà è il mondo che parla dei vostri formaggi, e questo grazie anche alla collaborazione con il mondo di Assopiemonte. Quindi parliamo di una frontiera promozionale che sempre più sta procedendo con eventi molto mirati. In questo fine settimana sarete a Golosaria a Milano, che quest'anno abbina anche la rassegna nazionale dei formaggi, tra l'altro, e poi ci sono frontiere interessantissime che state sviluppando da tempo. Parliamo ovviamente del mondo di Collisioni, che ha dato la possibilità di avere dei weekend di vendita, di promozione dei prodotti della filiera lattiero-casearia all'interno di una agri-shop che è stato costituito, e poi si parla addirittura di arrivare negli aeroporti a partire da quello di Caselle. Ah, beh, questo è un bel progetto a cui stiamo iniziando a lavorare adesso con gli amici di Collisioni, proprio legato all'internazionalizzazione dei nostri prodotti, perché per carità, uno se lavora in provincia di Cuneo, in Piemonte, parla di Toma Piemontese, di Bradi, Raschera, grosso modo quasi tutti sanno che ci sono questi prodotti. Se parliamo di Castelmagno, tutti sanno di cosa stiamo parlando, ma se appena andiamo un pochino oltre il territorio, i confini del Piemonte, c'è tanto da fare, c'è un mondo che ci aspetta, e noi fra l'altro che lavoriamo anche molto con il mondo del vino, dobbiamo imparare da loro, perché loro sono stati bravi a far conoscere i prodotti, a far apprezzare i prodotti e a vendere i prodotti sia a livello europeo che nel mondo, Stati Uniti, Asia, emisfero australe e quant'altro. Piano piano, senza montarci la testa, però credo che occorrerà impegnarsi molto in questa direzione e saper comunicare bene. E la cosa che vedo che è molto apprezzata da una serie di incontri che abbiamo fatto recentemente a margine di Collisioni, proprio partito questo press tour, è che noi abbiamo una storia. Se noi andiamo negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono stati scoperti 20 anni dopo che è uscito Summa Latticiniorum, che è il testo base dei nostri formaggi, no? Quindi, per dire, noi abbiamo una storia che è più vecchia di quella degli Stati Uniti. Nel nord Europa anche, tolta la Francia, che è dove hanno una forte tradizione, anche lì sono giovani. Noi abbiamo la storia, il territorio e poi delle ricette e del latte, perché non dimentichiamoci che tutto nasce dal latte, che sono spettacolari. Quindi una storia da raccontare e da vendere, e vorrei in questo collegarmi a quello che dicevi tu prima, un'affermazione molto importante anche per dare il senso dell'identità forte di Latterie Alpine e del suo progetto anche verso il consumatore finale. Qui si creano formaggi per intenditori, quindi si va verso un nuovo traguardo su cui tu personalmente stai lavorando anche alacremente, cioè quello, diciamo così, dei crew del formaggio, ma soprattutto verso una linea artigianale che soddisfi sempre più numeri importanti e che arrivi alla fine a voi. Il discorso della ricerca continua
del meglio è una caratteristica che stiamo implementando in questa azienda. Siamo partiti da questa collaborazione con ONAF, abbiamo fatto vari test d'assaggio con tutto il personale e con un commento critico fatto dai maestri assaggiatori dell'ONAF rispetto ai vari prodotti, proprio perché partendo dal commento critico uno può migliorarsi. Poi c'è un discorso del cosiddetto dei cru della serie che noi qui in prospettiva vorremmo puntare molto sul fatto di poter fare dei prodotti targati prodotto di montagna, che è un decreto recente del 2017 che permette proprio di valorizzare in etichetta il prodotto che viene fatto con latte proveniente da aree classificate come montane, lavorato in aree montane, volendoci anche una deroga di qualche chilometro, ma noi qui siamo in zona montana, ed è un qualcosa che secondo noi ci permette di far capire meglio al consumatore, perché poi l'obiettivo è il consumatore, quello che è una produzione di nicchia, una produzione fatta bene, fatta con amore e fatta con un prodotto che deve essere difeso e valorizzato, qual è il latte di montagna. Roberto, prima ci parlavi della grande aspirazione, quindi le DOP, il sistema delle DOP piemontesi vuole arrivare giustamente all'estero come mercato. Facciamo un passo indietro e diciamo oggi qual è il mercato primario, quali sono i mercati primari di Latterie Alpine. Latterie Alpine è proprio i primi passi. Latterie Alpine è una realtà che deve svilupparsi sempre in strettissima collaborazione anche fra quelle che sono le dinamiche che possono interessare a Piemonte Latte e quelle che interessano ai nostri partner che sono il gruppo Inalpi, no? Quindi sicuramente cercheremo di viaggiare in assoluta sintonia. Latterie Alpine è un marchio giovane, non, sul mercato non ci si improvvisa perché bisogna farsi conoscere e quindi è un qualcosa che dobbiamo andare a definire bene a livello di diciamo impostazione strategica con i soci, con chi governa Latterie Alpine, proprio perché può essere un'opportunità che permette di avere per determinati canali, per determinati tipi di prodotto, delle chance decisamente interessanti. Quindi il Latterie Alpine è marchio giovane e giovani al centro, andiamo a conoscerli. Sappiamo che la cooperazione di Fedagri con Cooperative Piemonte è fatta di tante storie agroalimentari, ma soprattutto anche di tante belle storie di persone. In questo caso la persona in questione è la nostra Giulia, che ha fatto un percorso quasi naturale all'interno della filiera del latte, lattiero casearia, perché arriva da una famiglia di allevatori, tra l'altro proprio qui vicino a Peveragno, e oggi ha fatto un percorso di carriera importante nonostante la sua giovanissima età, cioè è responsabile del punto proprio di raccolta del latte. Quindi lei dà un pochino il benvenuto al latte che arriva già pastorizzato qui a Latterie Alpine. Quindi vorrei chiederti un pochino come è nato il tuo punto di svolta, perché tu eri già qua nella passata gestione, quindi a marchio Valle Iosina, e poi hai vissuto questa ristrutturazione colossale, quindi questa nuova boccata di fresco, di speranza, direi, di tanto lavoro. Sì, ricevo il latte, quindi scarico i camion di latte che arrivano tutti i giorni, sto col latte nei serbatoi e successivamente viene spedito alle polivalenti, quindi alla lavorazione per i casari. Dal tuo punto di vista invece, come dipendente in questo caso di Latterie Alpine, vediamo come è cambiato il modo di lavorare da quando c'è stato questo restyling dell'azienda. Sì, certo, ai tempi col Valle Iosina al massimo erano 300 quintali di latte al giorno che si lavoravano. Noi nei momenti in cui c'è tanto latte, quindi in inverno, siamo arrivati a lavorare 1000 quintali di latte al giorno, e ovviamente continueremo a crescere per arrivare a tanto più latte.
Latteria Alpina è un'azienda giovane con una grande storia alle spalle, una grande tradizione che è stata affidata in mano dei giovanissimi, molto formati. Abbiamo ascoltato poco fa Giulia ed ora accanto a me c'è Federico. Lui è un giovanissimo casaro, formazione locale dall'istituto di Moretta, poi ha avuto modo di cimentarsi alle sue prime armi già in Valle Iosina ed è rimasto qui a Latteria Alpina e sta lavorando molto bene sulla ricettazione, quindi si incontra il mercato proponendogli la tradizione locale, la tradizione dei mastri casari, ma soprattutto andando incontro anche alle nuove esigenze. Come riesci a coniugare tutto questo nella tua giornata quotidiana di lavoro qui dentro? Ma praticamente noi cerchiamo di mantenere tutte quelle che sono le tradizioni che ci sono tramandate dai nostri maestri, le tradizioni del Piemonte, e cerchiamo di mantenerle nei prodotti che facciamo, anche con tanta passione, con l'amore per il nostro lavoro. Ok, prima con Giulia parlavamo anche dell'aumento importante delle quantità di latte che arriva e quindi come viene smistato a seconda delle ricette. Praticamente allora il mattino il latte di raccolta che arriva in caseificio viene raccolto tutto in questi serbatoi previo al controllo delle caratteristiche che fanno il ricevimento, grassi, pH, acidità, temperature. E dopodiché questo latte viene prelevato dal serbatoio, viene effettuata un trattamento termico tramite un macchinario che si chiama un pastorizzatore e viene inviato a quelle tre polivalenti. E dopodiché, a seconda della ricetta del prodotto che vogliamo fare, utilizziamo ingredienti diversi, temperature diverse, sempre però rispettando i disciplinari e le tradizioni. Esatto, disciplinari, le famose DOP, poi le tradizioni, ma adesso ci devi fare venire l'acquolina in bocca, quindi scendiamo un po' nei nomi di queste ricette. Quali sono le principali? Facciamo i DOP piemontesi, la raschera nella versione quadrata e rotonda, la toma piemontese, il bra, versione tenera e dura. Facciamo tome senza marchio, facciamo formaggio a pasta gessata, Fontal, che è un formaggio tipo la Fontina, facciamo anche formaggi a pasta lavata, formaggi a pasta semicotta. Stiamo facendo anche prove di lavorazioni con latte biologico e queste lavorazioni sono state anche giudicate da un team di esperti che è l'ONAF e le hanno giudicate come un prodotto di qualità e che sul mercato si presenta molto bene e può avere un successo sul mercato. Nuova opportunità per voi, Toma Latte Bio a marchio Latteria Alpina, da non perdere. Il progetto Latteria Alpina ha sicuramente il timbro della cooperazione in questa nuova filiera con l'agroindustria, ma soprattutto nasce per dare anche un nuovo impulso non soltanto di mercato ma proprio di progettualità all'interno del mondo di Fedagri Conf Cooperative Piemonte. Domenico, tu l'hai seguito ormai da quasi 2 anni in prima persona, proprio perché sei calato ormai nella realtà della svolta dal punto di vista dell'innovazione di processo, di prodotto, ma anche dell'innovazione stessa del modello cooperativo. Cosa ne pensi oggi? E direi c'è anche una punta di orgoglio nel vedere un risultato e una rinascita di questo genere. Certamente per noi il progetto Latteria Alpina è un progetto veramente molto molto importante. È un progetto importante perché da una parte ha consentito di recuperare una struttura che per questo territorio ha un valore inestimabile, ha consentito ovviamente di dare delle risposte a dei produttori che aderivano ad una cooperativa che purtroppo ha fatto la storia di questo territorio, ma che poi alla fine è risultato, diciamo, inadeguata ad affrontare i cambiamenti del mercato. È un progetto ambizioso perché vede il coinvolgimento di una grossa realtà cooperativa piemontese e soprattutto la collaborazione con un soggetto imprenditoriale che evidentemente è utile per poi agevolare la collocazione del prodotto che si ottiene in questo stabilimento poi sul mercato. Quindi allarghiamo la riflessione, le parole che diventano ormai fondamentali per voi, sappiamo, sono l'intersettorialità all'interno del contesto cooperativo e poi il dialogo con, come dicevi tu, soggetti industriali che in qualche modo garantiscano anche un'affinità di principi e di valori. Ci sono delle altre svolte, degli altri progetti che stai seguendo? Ma intanto queste collaborazioni sono fattibili, lo dimostra il progetto Latteria Alpine, dove mettendo insieme competenze diverse e interessi che possono sembrare diversi, invece poi trovano, diciamo, coesione in progetti, percorsi progettuali e industriali.
Noi stiamo cercando anche in altri settori ovviamente di fare in modo che queste collaborazioni nascano, anche provando magari dei contratti di rete, forme di collaborazione che oggi la normativa ci consente di fare.